un esercito. È un esercito di mamme. Guardate, mi sto commuovendo a vedervi. 32 famiglie in emergenza abitativa. In questa casa dove è stata murata, perché imbracavo acqua da tutte le parti. C'è chi si allaga, chi va in ospedale che sta male. Io so 21 anni e dovevamo stare 15 giorni. Lo chiederò fino a che non avrò più fiato. Una palazzina fantasma, perché doveva essere già abbattuta 40 anni fa. È risultata completamente inagibile. Io sono stata messa qui dentro. Il comune mi ha messo, il comune me la deve dare la casa. Noi andiamo a dormire con le lacrime agli occhi per la paura dello sgombero. La paura è che questo sfratto esecutivo possa intervenire da un momento all'altro. Questa è la mia famiglia, loro sono la mia famiglia. Eravamo qui. Allora, mamma mia, dunque, siamo a Foggia. Carla, che succede? Eleonora, succede che quella paura dello sfratto esecutivo è arrivato il momento, perché purtroppo in questi ultimi giorni, come dicevo, la situazione sono veramente peggiorata. È il tetto di questo ex distretto militare sta crollando, la palazzina di San Severo sta crollando e quindi non possono più stare lì dentro. Fino a qualche giorno fa si sperava che questo sgombero potesse significare finalmente avere una casa. Katia, dopo 22 anni, mi dicevi domani sono 22 anni che abito qui. Katia, ricordiamo, ha due bambini, ha un papà che ha una bombola d'ossigeno che sta male, sì. Ma invece cosa vi hanno prospettato? Allora, innanzitutto buongiorno Eleonora, buongiorno a tutti. La settimana scorsa sono venuti vigili urbani a fare un censimento, dicendo che c'erano delle buone possibilità, delle buone soluzioni, perché comunque dobbiamo uscire di qui, è pericolante. Ieri abbiamo avuto la notizia che c'è stato un tavolo tecnico con la Protezione Civile e il COC, dove sembra si è deciso di metterci nelle tende o nei container. Io mi chiedo, Leonora, cioè, avete lottato tanto anche voi, sapete che cosa è successo per eliminare queste case giocattolo da Foggia e dare la dignità a determinate persone. Adesso invece la vogliono di nuovo togliere a noi, anche se noi non abbiamo mai avuto la dignità. Noi siamo stati sempre via San Severo, il distretto militare, la patata bollente del comune. Ad oggi penso che questa patata la vogliono completamente mettere sotto i piedi, schiacciare. Non sappiamo veramente come fare. Quanti siete a casa voi? Io in famiglia noi siamo 6, 4 adulti e 2 bambini. Cioè, come è concepibile stare in un container, un malato di cuore, 2 minori? Cioè, con quale criterio? I nostri figli hanno questi diritti? Hanno il diritto ad avere una casa? Cioè, è possibile che a noi questo diritto non ci è concesso? Incoronata, tu vivi nella palazzina di San Severo. Avete cercato più volte di parlare con il commissario, anche il vostro avvocato, sì. Ma non è mai riuscito a parlarci. No, noi siamo andati diverse volte con il nostro avvocato, ma lei si è sempre negata, non ci ha mai ricevuto. Quindi e adesso la sorpresa. Anche voi la stessa soluzione? Sì, ci ha dato, cioè, voce dicendo che ci vogliono mettere nei container. Quindi non, in un campo? In un campo. Vogliono allestire un campo con delle tende e metterci tutti. Foggia insieme, li hanno tolti tutti, quali? Li mettono di nuovo. Dovrebbero arrivarne altri, Eleonora, arrivarne altri dalla regione e a quanto sappiamo, perché noi ieri abbiamo cercato di parlare con la dirigente, perché dopo questa riunione noi l'abbiamo aspettata ma non ci ha voluto parlare, ma sembrerebbe che la regione dovrebbe mandare dei nuovi container da mettere, ricordate, nel campo degli ulivi, Eleonora, ricordate che c'è un altro campo qui a Foggia dove ci sono dei container da 20 anni, e invece di togliere quei container ne vogliono aggiungere altri per 78 persone, 24 famiglie.
Ma la soluzione dei container dovrebbe essere temporanea, non durare 20 anni, scusatemi. Ma la soluzione, cioè, gli ultimi che abbiamo raccontato, Leonora, ci sono rimasti là 15 anni, 20 noi, anni. Sono anche 2 anni che siamo 20 in anni. Condizioni. Esatto. Quindi, 2 anni che la palazzina sta crollando. A me in prima e con tutte le altre famiglie sono 30 anni che noi abitiamo là. Possibile che in 30 anni non hanno dovuto trovare un alloggio per qualche famiglia? Cioè, è impossibile. È una cosa proprio disumana. Volevo ricordare, Leonora, che queste case di cui parlano sia l'ex distretto che la palazzina non sono state occupate, sono state assegnate in via temporanea. Per 2 anni. Per 2 anni. Per 2 anni noi dovevamo stare in quelle case. Quanti anni? Sono 30 anni. Sono 30 anni. Noi è stato un appoggio dal comune per 2 anni. Guarda. Quindi 2 anni sono passati e strapassati. Adesso sono 2 anni che stiamo lottando perché sta cedendo sta palazzina, ma tutti se ne fregano, sinceramente. Abbiamo cercato aiuto in tutto e per tutto. Il nostro avvocato sta andando diverse volte al comune per essere ricevuto dalla commissaria, ma non abbiamo avuto né risposta, allora, né proposta, non abbiamo avuto proprio niente. Al comune che cosa non è successo? Non ci ha proprio calcolato in un niente. Al comune, Leonore, è successo che è commissariato. Perché? Quindi è commissariato, c'è, cioè, un nuovo commissario. Perché è stato commissariato? Perché il sindaco è stato... Perché è stato indagato il sindaco. È stato indagato, quindi è arrivato il commissario e quindi da prima dell'estate, e quindi adesso speravano naturalmente che con l'arrivo di questo commissario si potesse risolvere questa situazione. In meglio, ma invece mi sembra che la soluzione, Rita, sì, è una vergogna, Leonora, è vergognoso nel vero senso della parola. Dopo due già situazioni precarie, dopo 22 anni in situazioni pietose, vogliono metterci in una situazione peggio ancora. Non è giusto, non è giusto. Noi abbiamo diritto ad una casa dignitosa. E vogliamo i nostri diritti. Le case ci sono. Io è la prima volta che sento su queste cose di Foggia. Abbiamo sempre detto che i container andavano eliminati, invece rimettere dei container dovrebbe essere la soluzione per... commissario, io non lo so, nutro dei seri dubbi su una soluzione temporanea. La parola container fa paura perché, cioè, non esci più. Anche temporanea fa paura come parola. Fa paura la parola container perché non è da paese civile, perché sappiamo quanti casi ci raccontano. Mi è venuta in mente una cosa. Papa Francesco ha detto ai vescovi di aprire tutte le sedi della Chiesa Cattolica per accogliere le persone in difficoltà da ogni punto di vista. Il vescovo di Foggia avrà sicuramente conventi, scuole, oratori. Possibile che non esce fuori un alloggio per queste persone da 22 anni? Ci saranno anche costruttori in zona che avranno costruito edifici che vanno che può venderli anche tra un anno, può dare una sistemazione. In questo caso temporanea, che sia una casa fatta come si deve. Non hanno un papa come Papa Francesco. È ovvio che è contro il vescovo. C'è un papa che gli ha detto apra tutto per chi ha bisogno. Però Alessandro, scusami, come puoi dare un edificio del genere? Un edificio del genere diventa pericolante in quanto? In 20 anni, in 30 anni, ma perché già in condizioni precarie, perché l'abitazione di un'altra persona non diventa pericolante. Guarda come stanno, casca il tetto, può cadere il tetto. Questo succede perché è stato assegnato un posto che non doveva essere assegnato. Sono d'accordo con te, ma io sto pensando a non mandarli in container. Lì vivono dei bambini. Perché temporaneo, sai che non è temporaneo. Lì vivono dei bambini, sono dovuti andare, devono andare a studiare. Di notte hanno paura perché il tetto scricchiola. Ok? Basta, i muri scricchiolano, hanno tutto. Paura che crolli tutto. I bambini devono andare a studiare sotto le tende anche d'inverno, no. Ok? Quando c'era la DAD, dovevano andare sotto le tende a studiare d'inverno, al freddo, perché non potevano stare lì dentro. Ci sono, ok? 21 questo bambini. Lo dico perché io questa storia la conosco da troppo tempo. Troppo tempo che deve essere risolta e ancora non sono state trovate le soluzioni. Eleonora, tu se fai le soluzioni di tutto. Sono i container... No, non è una soluzione. Eleonora, tu fai tutto, ma a me pare che qualsiasi situazione tocchiamo sembra proprio riprendere il mare e volerlo togliere con un secchiello. Togli una volta un secchiello, ma il mare resta lì. La tragedia, il problema resta. Sono sempre soluzioni temporanee. Allora, sentiamo sono Francesco. Essere solo che poi di diventano quelli definitive. Che fanno la colletta, allora, o di quelli che... Si riesce che andare il a poco, poco, se, no, sempre, ecco. Se sei in sicurezza, Carla, nel frattempo che parla il nostro Francesco,
Sì, per farci capire anche, non so, una stanza com'è lì, come, cioè che cosa c'è lì dentro, ecco. Ci, Francesco, dimmi. Ci proviamo. Allora, sì, Eleonora, io sono particolarmente colpito da questa storia perché sono foggiano, vivo da tanti anni a Roma, ma conosco benissimo questa realtà, quella realtà. E davvero è assurdo, scandaloso che per 30 anni, 20 anni queste famiglie abbiano avuto una casa come quella, che è una casa diroccata con il tetto che scricchiola, che può cadere, crollare da un momento all'altro. Quindi mi chiedo, la politica in tutti questi anni che cosa ha fatto? Adesso il comune è stato sciolto per infiltrazioni mafiose, quindi c'è un commissario prefettizio che ovviamente dovrà lavorare alle tante emergenze, questa è una di quelle, ma in questi 20 anni la politica cosa ha fatto? Ha dormito? Cosa hanno fatto i vari assessori, consiglieri? Sono fregati. Se, ecco, brava Enrica, non hanno fatto probabilmente però vi posso niente, dire una questa cosa. Gente ha vissuto lì. Allora, scusa, vi posso Leonora, dire una cosa? Io ho un appello ai proprietari di case, ai proprietari, perché io so che c'è stata una trattazione, un tavolo, sui quali il comune, il vecchio sindaco e la vecchia commissione ha lavorato per cercare di acquistare delle case dei proprietari, però non si sono messi d'accordo sul prezzo, ok? Per cui diventa anche, perdonatemi, una mera questione anche economica. Certo. Ora, se non ci sono gli accordi di soldi tra quelli che vendono, che fanno, che producono le case e quelli che le acquistano, è chiaro che il comune non ha una spesa enorme per acquistare case popolari, ha un budget, un bilancio, come certo, tutte le amministrazioni. Se quel bilancio non arriva a pagare, okay, determinate case popolari, o bisogna dare più soldi al comune, e chi glieli dà? La regione, più soldi al comune, la glieli regione, dà la regione, e chi la glieli regione dà la regione? Glielo dà lo Stato centrale, ok? Per cui fa parte sempre di quelle pertinenze tra le amministrazioni e lo Stato centrale, che è una vecchia storia, Alessandro la sa bene, ok? Che cosa succede? Eccoci qua, allora siamo qua dentro. Per cui anche questo va valutato, anche questo va valutato, perché se poi non c'è la volontà di trovare degli accordi economici tra i proprietari delle case, perché ci sono le case, però se non ci sono gli accordi, dove finiscono le persone, le famiglie, container, i bambini? I container. Bambini finiscono a vivere nei container. Ma già hanno vissuto 20 anni così i bambini. Vivi così, vivi qua dentro. C'è la muffa. Cioè, i bambini sono cresciuti in mezzo alla muffa, devono dormire lì tutte le sere. Mi sembra evidente che a Foggia ci sia un problema di infiltrazioni, sia qua dentro che dentro al Carla. Comune. 21 bambini. Sì, Eleonora, bambini, siamo arrivati proprio al tetto, vedete? Qui il tetto sta veramente crollando. Ed è pericolosissimo per tutti i bambini, ma non solo perché crolla, ma è proprio pericoloso per quello che respirano, Eleonora, perché respirano dalla mattina alla sera muffa, e quindi la maggior parte di questi bambini sono sempre malati, hanno sempre dei problemi, e quindi sono nati qui, sono cresciuti qui, non conoscono altro che questa situazione. E adesso le mamme sono preoccupate perché dicono: andiamo via da qua per andare in un campo dentro un container di 25 metri quadri. Pensa come lo diranno ai loro bambini, come lo diranno ai loro bambini che stanno aspettando un'abitazione, che in qualche maniera all'inizio gli era anche stata promessa, adesso gli devono dire che vanno a vivere in un container. Sapete che cosa significa vivere? Noi li conosco bene quei container, che noi tante famiglie abbiamo lottato veramente per togliere dai container a livello giornalistico, certo. Chiaramente abbiamo denunciato delle situazioni assurde. Dentro i container c'erano i topi, c'erano gli scarafaggi che saltavano sul letto. Fa freddo da morire, fa freddo d'inverno, scusate, e caldo d'estate. Hanno un costo, l'umidità. No? Anche i container. I container sono dei buchi praticamente. Ristrutturare questo posto costa di più che non acquistare immobili. Temo costa di sì, perché di più. Se crolla il tetto vuol dire che devi rifare tutto. Forse sì. Però in 22 anni potevano ristrutturarlo. Quando sono indagati per mafia. Quando si dice tutela dell'infanzia, la tutela dell'infanzia passa anche attraverso decisioni di questo genere. È chiaro che in questa struttura bisogna che non solo intervenga la regione, ma bisogna che il comune e la regione chiedano aiuto al ministero centrale e allo Stato, al governo, ok? Ecco, perché se non si chiede aiuto e non c'è una soluzione più ampia,
È chiaro che quei container poi invece di starci un mese ci state 20 anni. Bravo. Carla. Eleonora, sì. E adesso noi stiamo raggiungendo le altre mamme, perché questa situazione che vedete qua è la stessa, se non ancora peggio, sì, nella palazzina di San Severo. Sì. E naturalmente, Katia, come farete adesso a dirlo ai vostri bambini che li portate via da qua per andare in un container? Allora, Carla, veramente ieri è successo un brutto episodio a casa, perché mentre ne parlavo con i miei genitori, Anna Maria, mia figlia, la grande, ha capito tutto. È scoppiata a piangere, ha detto: io già qui non posso invitare nessuno, perché abbiamo nessun amichetto, perché abbiamo i tetti che ci crollano addosso. Adesso che cosa le dico? E dico ai miei amici dove vado a vivere? In una casetta di ferro, di legno, non lo so, quello che sia. In casa, mamma, tu non puoi costringermi ad andare via da casa mia, perché anche sgarupata è casa mia. Così mi ha risposto. Anche se la notte non dormono? Anche se la notte non dormono, voglio stare in casa mia. Sì. Quanti anni ha sua figlia? Chiede Enrica dallo studio. Quanti anni ha Katia? 12 anni, fa la seconda media. 12 anni, Eleonora. Allora, io oggi so che c'è un tavolo di confronto e noi domani siamo di nuovo lì con voi. Io perché ci tengo a mostrare le cose, a mostrare perché uno si rende veramente conto di come sono vissute e come hanno campato queste persone. Allora, Lori, vedo Lori del Santo, ciao. Fra un po' parleremo di un altro argomento, però ti chiedo, visto sì, che ti dico tu sai cosa significa essere madre... E anche la sofferenza sì, che c'è verso i figli, per cui no? Ti dico che quando c'è una perizia che dice che un palazzo è pericolante, può veramente cadere. Vorrei ricordare il caso di Miami, che è un caso recente, è crollato tutto il palazzo, sono morte centinaia di persone. Allora ti dico anche che so che cosa significa vivere in una casa pericolante. Io quando avevo 10 anni ho scoperto che abbiamo avuto uno sgombero esecutivo, mia madre mi ha detto dobbiamo andare, il palazzo era pericolante. Ora lei è andata a vivere lì sapendo che era pericolante, non aveva alternative, era vedova, 2 figlie, non c'aveva soldi per avvicinarsi al lavoro. Quando io da bambina ho saputo che avevo vissuto in una casa vuota, dove c'erano 2 anziani e la nostra famiglia, dove non c'era riscaldamento, non c'era il bagno, però io non avevo capito questo grave problema che poteva caderci la casa addosso. Mia madre ha dovuto accettare perché non aveva alternative, nessuno l'aiutava. E grazie a Dio, comunque, con lo sgombero esecutivo siamo riuscite a salvarci e ha trovato un'altra soluzione. È ovvio che capisco queste famiglie, capisco soprattutto i bambini che magari non sono stati messi al corrente, speriamo forse, di questa problematica, perché da piccoli soffrire così tanto sapendo che non, magari non ti svegli la mattina è una cosa gravissima, quindi comprendo una situazione così difficile avendola provata e mi auguro che, non so, un miracolo, qualcosa possa aiutare queste persone. Eh no, ma qua i miracoli sono finiti, ragazzi, anzi Bari, non ci sono mai stati. Loro non hanno modo di non accettare, allora, le case popolari. Nella storia di Foggia bisogna combattere e lottare, queste mamme lo sanno bene. Che cosa chiedete oggi? Ripeto, c'è un tavolo di confronto della politica, sì, della commissione, qual è la vostra richiesta, anche perché immagino vi stiano guardando. Poi chiaramente noi lo chiediamo anche in diretta, se loro vogliono intervenire con noi ci siamo, cioè noi cerchiamo sempre, l'abbiamo dimostrato anche prima, cerchiamo sempre il confronto con le istituzioni e le amministrazioni locali. Carla, dici tu, se vogliono esserci sì, in trasmissione domani, noi certo, se ne siamo ben felici, però provato, siamo... non si può pensare che la soluzione sia di mettere queste famiglie, questi bambini in container, scusatemi. Cosa chiedete adesso? Voi? Noi chiediamo un alloggio dignitoso, perché abbiamo lottato con le persone dei container affinché uscissero fuori. E oggi che fanno? Ci buttano a noi nelle case di latta?
ha ragione. Ricordiamo che è una tragedia che si ripete dopo i terremoti, tra l'altro. I container sono la prima soluzione dopo una tragedia come il terremoto. E quanti terremoti hanno visto poi le persone restare dentro i container per anni e anni e anni e anni. Quindi non deve succedere qua. La vostra voce si alza oggi. Un appello a chi deciderà per noi. Quindi siamo sempre in pandemia. Ci sarà la quarta ondata a dicembre. Quindi sia per me che sono oncologica e sia per altre persone fragili e non fragili, cioè noi non possiamo proprio stare nei container, non è una cosa giusta, siamo esseri umani, non siamo bestie, non siamo cammelli, siamo persone, quindi chi deciderà per noi si faccia un esame di coscienza, questo. Ecco, basta. So che volete mandare un messaggio anche al governo, giusto Carla, vogliono chiedere che i loro diritti vengano rispettati e non calpestati. Sì, noi non sappiamo più a chi rivolgerci, sinceramente. Noi vogliamo solo aiuto, un aiuto concreto. Vogliamo solo, sì, noi cerchiamo aiuto, ma a tutti, non solo perché abbiamo bisogno veramente di un tetto sicuro. Basta con queste case pericolanti, basta con questi container, siamo stanchi perché sono tanti anni, abbiamo bisogno di una casa decente, un diritto che ci vuole, ci tocca, è una nostra dignità personale proprio, perché basta di stare in queste case pericolanti, non ce la facciamo più. Allora, facciamo una cosa, domani saremo in diretta con voi. Cioè noi non viviamo più, Eleonora, così, cioè non abbiamo soltanto negato il diritto alla casa, ma anche il diritto alla vita, cioè la vita è una sola. Vediamo, speriamo che vi stiano ascoltando, però che vi stiano ascoltando tante orecchie, non solo per il tavolo oggi di confronto di Foggia, perché io insisto, credo ci sia veramente bisogno di un intervento straordinario su questa questione. Lo dico perché me ne sto occupando da tanto tempo. Da tanti anni, non solo di San Severo, anche di altre zone, diciamo, di quartieri di Foggia. Sì, ma questo sta diventando il simbolo di questo tuo impegno, perché io non so da quanti anni vengo tuo ospite e siamo sempre in collegamento con queste povere donne coraggiosissime, allora, però facciamo, hanno un diritto che deve essere rispettato. Domani potrebbe anche essere il giorno dello sgombero lì, Attenzione, perché domani potrebbero... Si aspetta da un momento all'altro. Ecco, allora, domani saremo in diretta, ci apriamo, guarda, la nostra trasmissione domani con voi. La cosa che mi fa arrabbiare è che poi in Italia è pieno di abusivi invece che entrano nelle case, cambiano le serrature e ci stanno belli tranquilli per tanto tempo, per tanti anni e nessuno li manda via. E questo invece è la gente che ha diritto alle case popolari da tanti anni, da più di 20 anni, sono messe in queste situazioni. Allora, a domani, un abbraccio a tutte quante voi. Grazie. Sono stata molto colpita da quel sentimento che è venuto fuori dalle parole piangere. Di quella bambina di 12 anni, proprio sul ciglio dell'adolescenza, quando tutto diventa così importante. Penso ai loro figli, tutti i sentimenti ai loro figli che potrebbero essere figli nostri e messi in quella situazione. I bambini non devono essere messi in condizione di soffrire, devono essere aiutati dalle istituzioni e anche dalla politica, perché la politica quando parla di intervento sui minori e di tutela sui minori deve seguire questo tipo di storie prima di farne, no? Di fare tante parole e poi pochi fatti.